Ultima edizione di Stadium in Studio, Marco Gullà. Enzo Maresca a Palermo, pronto per cominciare la sua nuova avventura agli ordini di mister Iachini. Il centrocampista proveniente dalla Sampdoria, atterrato alle 22.45 all'aeroporto di Punta Raisi, vola Z1783 proveniente da Fiumicino nella serata di ieri, dopo che Perinetta ha raggiunto l'accordo con l'entourage del calciatore. Maresca, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni, prenderà parte oggi al primo allenamento con la maglia rosanero. Il Palermo non si ferma, in queste ore sta trattando Lazar, esterno sinistro del Varese. La trattativa è a buon punto e potrebbe essere a breve definita. Preso anche un giovane centrocampista in prospettiva, si tratta di Alberto Acquadro, che da ieri è ufficialmente un giocatore del Palermo. Il centrocampista classe 95 è stato preso dal Borgo Sesia, ma non solo entrate, perché ha anche tempo di cessioni, e tra le cessioni c'è quella di Bacinovic. Il Palermo dice addio a Teobald, rescisso il contratto con il dirigente argentino. Zamparini ne parla a Stadio News 24, lo sentiamo. Lui in un certo momento non se la sente di lasciare la famiglia che c'era a Roma, per cui era poco presente a Palermo, e naturalmente ha detto che era troppo impegnativo per lui, l'impegno anche il sabato e la domenica, e il calcio è questo mese. Teobald non ha fatto tantissimo lì nel Palermo calcio, perché ha fatto per i niente, ho fatto io. Lui è stato lì a un certo momento a vedere, perché uno che non ha mai fatto quel lavoro per un anno e mezzo in pane, insomma. È proseguita con un doppio allenamento al tenente Orlando di Bocca di Falco, la preparazione del Palermo in vista del test di sabato contro il Perugia. Al mattino Iachini ha diviso la squadra in due gruppi per loro esercitazioni tattiche e lavoro in palestra. Nel pomeriggio i giocatori rosanero hanno svolto esercitazioni tattiche a tutto campo dopo aver iniziato la seduta con un torello a gruppi. Lafferty e San Severino hanno sostenuto con il resto dei compagni la seduta, svolgendo poi nel pomeriggio rispettivamente un allenamento differenziato. Belotti si è sottoposto a terapia. Vuole un girone di ritorno alla grande. Sentiamo allora l'argentino Paolo Dybala in conferenza stampa. Per gli attaccanti il gol è quasi tutto, quindi se tu fai un gol trovi più fiducia, quindi sicuro che si posso fare il primo gol il più veloce possibile, mi sbloccherò e sarò ancora con più fiducia.